Qui tra le mani ho una scarpa che hai tra le mani anche tu, ma che ricorda un modello che ho provato l'anno scorso. Parliamo di Altra Experience, ma questa era la Forward Experience, questa è l'Experience Flow. E che cosa cambia tra queste due scarpe? Il nome e pochissimo altro. In questa versione sono stati creati anche altri due modelli. A costruire una famiglia vera e propria, esattamente. Una nuova gamma che si chiama appunto Experience. Oltre alla Flow ci sono la Form, che è il modello per gli iperpronatori, e il Wild, che invece è il modello dedicato a chi ama correre sui sentieri, quindi per il trail running. Tutte queste tre scarpe condividono una struttura base. Parliamo di Altra, quindi corsa naturale. Altra è nota per avere scarpe zero drop, ma c'è un'eccezione, questo modello, il modello Forward Experience, che è stato presentato lo scorso anno, la prima scarpa di Altra con un drop positivo, 4 mm per una intersuola che aveva uno spessore di 32 mm al posteriore e 28 mm all'anteriore. Quote anche che sono importanti, perché Altra tipicamente non fa scarpe maxi. Questo nuovo modello, che è uno dei tre della famiglia che tu hai raccontato, di fatto è la stessa scarpa, marginali modifiche nella tomaia, ma la struttura dell'Experience Flow è la stessa della Forward Experience. Infatti, se le vedete una accanto all'altra, riuscite a riconoscerle, perché ci sono piccole differenze proprio in termini di tomaia, ma veramente stiamo andando a cercare il pelo nell'uovo. Sulla corsa io le ho utilizzate per alcune uscite per questo first look, poi mi sono detto la scarpa è identica, diciamo che le differenze proprio non ne ho trovate. E partivo già dai 150 km fatti con queste scarpe, che a me erano piaciute tanto, perché devo dire che la cosa bella di Altra è questa calzata molto naturale, con un sacco di spazio davanti per le dita, che a me personalmente piace molto e che più o meno, visto, piace un po' a tutti. Una larghezza nella parte del battistrada piuttosto importante, questa forma del battistrada inner flex, che ha delle sorte di nervature che ricordano un po' la struttura scheletrica del piede, e un tipo di stile di corsa che è molto naturale. Se le zero drop possono creare un po' di problemi, queste con 4 mm, per l'amor del cielo, è un drop un po' spinto, però di solito non creano affaticamenti particolari. Sì, io non avevo provato il primo modello, avevo già corso con altri modelli di Altra, però devo dire che questo è probabilmente il modello che mi è piaciuto di più, un po' perché ha questi 4 mm, per cui che ti aiutano a non affaticare troppo i polpacci, il tendine, però devo dire che, pur essendo una scarpa per le dell'itreno, per cui per le corse di tutti i giorni, ti aiuta veramente a spingere con la parte anteriore del piede. Se uno è abituato a correre con l'avampiede, ci corre tranquillamente, ma anche chi è abituato a correre un po' di tallone, e quando mi capita di fare le corse un po' più lente, comunque tendiamo tutti a indietreggiare un po', invece con questa scarpa si ha proprio la tendenza, nonostante non abbia un rocker esagerato, a correre spinti un pochino più in avanti, ad accelerare leggermente. L'intersuola è in materiale Evo, che è un materiale proprietario di Altra, non è la mescola più prestigiosa dell'azienda, ha un vantaggio che è abbastanza stabile e quindi non è morbidissima, ha una discreta reattività, ma aiuta anche a sostenere bene il piede, quindi è vero che c'è una versione per pronatori, però ci si può correre anche se avete qualche piccolo difettino di pronazione, anche perché la base, come ho detto, è già abbastanza ampia. La risposta è tendenzialmente un po' secca, però credo che questo sia voluto per il tipo di scarpa. Ritorniamo indietro, Altra fa scarpe per corsa naturale, questa è la loro filosofia. Il correre in modo naturale vuol dire avere pochi filtri rispetto a quello che succede sotto i nostri piedi. E devo dire che questa scarpa mette quei giusti filtri che aiutano a correre bene, ma che non rendono l'esperienza camuffata. Quindi sentite quello che succede sotto i vostri piedi, avete molto controllo e avete anche molta azione energica fatta da tutta la struttura del piede. Sì, da tutte le dita proprio, perché questa struttura del battistrada e dell'intersuola aiuta proprio a spingere, a tenere le dita larghe e a spingere molto con le dita dei piedi. È una sensazione diversa, molto interessante. Probabilmente per la maggior parte dei podisti un approccio di questo tipo, che richiama il drop zero, la fisiologia naturale, è un po' troppo, ma questa scarpa può rappresentare un bel punto di accesso per coloro che vogliono provare a correre, non dico le corse di tutti i giorni tutte quante, ma una buona parte delle loro uscite di corsa lenta, con una scarpa che gli aiuti a prendere un po' più di forza e di consapevolezza con quello che succede con il loro piede e sotto il loro piede. Sì, secondo me è un ottimo strumento, come dici tu, proprio per cambiare l'impostazione della propria corsa, cioè una scarpa per esercitarsi a passare
dal correre solamente o per la maggior parte col tallone alla zona anteriore del piede, perché proprio aiuta un movimento globale non migliore ma più efficiente. Il design, la forma aiutano, come tu hai detto il drop di 4 mm non è estremo anche se un po' spinto e aiuta sicuramente a spingersi un po' più in avanti, la sensazione è proprio di un stile di corsa un po' diverso, non estremo ma sicuramente che cambia rispetto a utilizzare classiche scarpe daily trainer. Consiglierei a quelli che magari vogliono anche magari rinforzare un po' la loro parte bassa, la zona dei polpacci, dei piedi, perché questa è una scarpa che aiuta proprio a esercitare quella zona. Sono più che d'accordo. Bene, il tutto ha un prezzo di listino sul sito Altre di 150 euro, che è una cifra tutto sommato interessante per una daily trainer un po' particolare. Probabilmente questa scarpa per farci lenti rigeneranti, insomma, non è il massimo della vita. Se fate i lenti un pelino più svelti, vi divertite, perché per il tipo di impostazione che ha, prende velocità facilmente. In una rotazione, magari con poche scarpe, potrebbe andare bene anche per un ruolo tipico di un'intermedia, nel senso che se siete un podista magari non particolarmente veloce, fate i lenti a 5.30, 5.40 e a 5 fate i vostri lavori, ecco, questa scarpa potrebbe andar bene per entrambe le tipologie di uscite. Non è la scarpa che ti aiuta con un ritorno di energia come possono essere altri certo. modelli, ma è una scarpa che, come ho detto prima, vi allena. Questa è una scarpa allenante. Assolutamente. E può essere interessante introdurla in una rotazione proprio per variare. Se per caso avete usato questa scarpa nella versione precedente, fateci avere un po' di feedback qui sotto nei commenti, perché è sempre interessante capire come voi utilizzate le scarpe e magari le avete portate a una percorrenza particolarmente elevata, e quindi è un feedback importante un po' per tutta quanta la community. Io direi che lasciate un commento qui sotto, attivate come sempre la campanella se ancora non l'avete fatto, e ci vediamo alla prossima. A presto!